ci siamo ritrovati tra i progetti non ammissibili, insieme a altre almeno 8 associazioni che sono state escluse facendo riferimento all'articolo 8.e che diceva che non si potevano, nessun soggetto poteva presentare più di una domanda. Ora per soggetto si intende il soggetto giuridico, quindi dominio pubblico non ha presentato più di un progetto. All'interno però di quella, diciamo, di quella clausola viene riportata anche il riferimento a una legge del 2016 che io non conosco, è una legge che a quanto pare viene applicata agli appalti pubblici, parliamo quindi di appalti che vanno dai 200.000 euro in su, e che prevede che non possano essere presenti all'interno dell'organismo direttivo di un'associazione, in realtà di un, non di un'associazione ma di società vere e proprie, perché per le associazioni culturali dovrebbe essere un po' diverso, ma non possono essere presenti soci che appartengono a più associazioni. Io risulto presente sia all'interno di dominio pubblico che dell'associazione Argo Studio. Allora, qui ci sono da dire due cose importanti. Uno, è legittimo che venga richiesta una cosa del genere, ma la cosa importante sarebbe esplicitarlo e comunicarlo molto bene nel regolamento prima del, diciamo, della compilazione, perché è stata una novità questa, che non ha fatto sì che non fossero ammesse solo le nostre associazioni, ma anche molte altre associazioni amiche. Il secondo fattore è che a Roma, chi conosce e frequenta il mondo culturale lo sa, le associazioni collaborano, si conoscono e da anni cercano di mettersi in rete. Dominio Pubblico è un progetto che nasce dall'unione di due teatri storici off romani, il Teatro dell'Orologio e il Teatro Argo. Queste due realtà hanno fatto un vanto della loro messa insieme, addirittura il progetto Dominio Pubblico all'inizio era cogestito, cioè noi avevamo le amministrazioni praticamente legate insieme, presentavamo il progetto in partenariato. Ora, questa cosa chiaramente è cambiata nel momento in cui, rispetto ai numeri che ho raccontato prima, Dominio Pubblico è cresciuto e ha avuto bisogno di dotarsi di una sua associazione. Io a quel punto ho dismesso, diciamo, la mia presenza in Argo, almeno come legale rappresentante, che non sono mai stato tra l'altro, e ho preso la legale rappresentanza dell'associazione Dominio Pubblico. Questo purtroppo ha causato l'esclusione e l'eliminazione dall'ammissibilità all'estate romana 2019 sia di Argo che di Dominio Pubblico, senza, diciamo, appello e insomma, soluzioni possibili. Ora, ripeto, probabilmente tecnicamente e burocraticamente l'azione del Comune non ha, come dire, non ha ragione di essere sbagliata. Noi non siamo preparati in materia, io non sono un legale, non sono in grado appunto di poter, come dire, anche preservarmi e prepararmi per riuscire ad affrontare un processo di questo tipo in maniera adeguata se non ne vengo informato prima. Questa è la cosa che io e le altre associazioni che sono state non ammesse rivendichiamo e abbiamo presentato appunto ai nostri avvocati e che probabilmente presenteremo anche come ricorso alla pubblica amministrazione. Al di là, ripeto, della bagarre, il danno grave è che è normale per associazioni culturali presentare diversi progetti perché noi non abbiamo uno stipendio. Questo è il nostro modo di gareggiare appunto ai fondi pubblici e di poter portare avanti i processi di rete, i processi creativi che ogni anno mettiamo in campo. Guarda caso, le associazioni escluse sono tutte associazioni virtuose, mentre la graduatoria dell'estate romana di quest'anno sicuramente ha incluso soggetti che non erano mai stati ammessi, questo non è un male, ma che dimostrano anche ancora una debolezza probabilmente nell'offerta e nella proposta culturale. Io penso che il compito dell'amministrazione sia ovviamente far rispettare le regole, ma anche dare la possibilità di valutare i progetti culturali. Sempre di più ci stiamo discostando da quello che è il nostro lavoro e il nostro primo obiettivo deve essere fare dei bei progetti. Dopodiché l'amministrazione pubblica può valutarli e dire se sono degni o non degni di essere finanziati. Questo penso che sia il grande malware di questo 2019 e invito ovviamente l'amministrazione e soprattutto l'assessore alla cultura Luca Bergamo di poter riconsiderare insieme a chi questi processi li subisce e li costituisce ogni anno una modalità di lavorare e pensare la cultura insieme per questa città.